È stata avvertita distintamente anche in provincia di Arezzo la scossa di magnitudo 5.4 che ha visto come epicentro alle 19.11 della serata di mercoledì la Valnerina, nella zona compresa tra Perugia e Macerata. Il centro più vicino è stato Castel Sant'Angelo sul Nera, lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutto il centro Italia. Molte le chiamate, anche in provincia di Arezzo, che sono arrivate ai vigili del fuoco, dove non si segnalano al momento danni a persone o cose. Tanti i cittadini che si sono rivolti, per saperne di più, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si conosce l'epicentro che, come ha detto lei, nelle vicinanze di Visso, nella parte nord della faglia che è stata attivata prima, diciamo a nord dei Monti Sibillini. Il terremoto è stato avvertito anche molto bene ad Arezzo, io l'ho sentito qui in ufficio, in Villa Severi, al secondo piano, e qui ci sono state chiamate da tutte le parti. Quindi è stata molto, diciamo, avvertita anche per la sua lunghezza, no? Vabbè, magnitudo 5.4 dipende, sì, la rottura in sé non dura molto, dura 4 secondi più o meno, ma il problema è che c'è l'amplificazione secondo la geologia locale e quindi quando le onde S, le onde superficiali arrivano qui ad Arezzo, secondo dove uno sta, sia in quale terreno, in pianura o magari in collina, oppure anche in quale piano si trova, secondo queste condizioni uno sente meglio la scossa o meno. Ecco, ci hanno detto i vigili del fuoco che non, diciamo, al momento non si registrano segnalazioni di danni, è quasi da escludere che al di là, ecco, che è stata avvertita possa aver fatto qualche danno. Allora è difficile fare la stima dei danni da remoto, ma un terremoto che a 150 km di distanza si sente con una violenza come l'abbiamo sentita noi, è stata anche sentita a Roma, escludo che non ci siano danni, perché uno, gli edifici sono già stati predanneggiati e quindi ci vuole poco per creare ulteriori danni, e due, un terremoto così violento sicuramente ha fatto danni.